Maria al mattino, il titolo è uno dei 33 modi di chiamare Dio che la Yorsenar usa, è un piccolo libro appunto che si chiama 33 modi di chiamare Dio, e uno era Maria al mattino, ed è un'immagine che mi è sembrata bellissima per dare nome a questo mare, a questo piccolo libro. È un libro che ha due fronti diverse, due sponde diverse. Da una parte c'è l'Italia. C'è una donna di 50 anni, un figlio adolescente di oggi, Angelina e Vito. Lei è una tripulina, cioè un'italiana che ha vissuto lungamente in Libia ed è stata scacciata da Gheddafi dopo il colpo di Stato. Dall'altra parte invece c'è la Libia vera e propria, c'è Jamila e Farid, sempre una madre e un figlio, sono creature del deserto, creature di sabbia, arrivano da una delle ultime oasi del Sahara e sono scacciate dalla guerra appunto di liberazione dal dominio di Gheddafi. Questa madre e questo figlio prendono uno di questi barconi terribili che non arriveranno mai a destinazione, attraversano questo mare. Il tema del libro è il mare, perché è il mare nostrum, è il mare che questi diseredati di oggi, questi scacciati dalle guerre, dalle carestie, dall'orrore, prendono appunto per cercare di raggiungere le nostre sponde, per cercare una speranza, una vita, un futuro. Però è anche il mare che gli italiani hanno attraversato con la stessa intenzione. Questo era un tema che mi sembrava molto interessante, perché io come scrittrice parto sempre, come dire, anche da un'intenzione etica, dalla voglia di restituire qualche cosa, anche alla nostra storia recente, perché la storia degli italiani in Libia è una storia abbastanza segreta, cancellata, una storia rimossa, come spesso accade. Però in realtà il libro è una storia d'amore, è una storia d'amore, di destini incrociati, di amore tra una madre e un figlio, tra due madri e due figli. C'è questo mare che cambia tante volte volto, un mare che diventa il mare della speranza, di Farite. C'è tutta una parte araba raccontata appunto come una favola araba, di questo bambino che non ha mai visto il mare, che è una creatura appunto del deserto e che lo sogna come azzurro, come il mantello di un pascià, lo sogna pieno di pesci, lo sogna come un tappeto azzurro, come qualcosa che lo porterà verso un destino migliore, come sua madre gli ha detto, verso l'Italia, laddove la televisione ha infiniti canali, dove i bambini bevono la Coca-Cola, mangiano la pizza e dove non c'è la guerra. Dall'altra parte c'è un'altra guerra, c'è cioè la guerra di Angelina sul fronte italiano, c'è cioè la guerra di Angelina che è la sua guerra interiore. Perché lei è, come dire, una donna sospesa, una donna che somiglia al mare, una donna inquieta, una donna appunto come il mare è carne in tempesta, guarda questo mare con una strana nostalgia, guarda questo mare come un destino interrotto, perché lei è cresciuta, è nata a Tripoli, è stata scacciata dalla si è sentita africana fino a metà della sua vita e poi è stata scacciata, come molti italiani che sono nati e cresciuti lì. E a questo figlio adolescente che raccoglie dei resti sulla spiaggia, lui non sa che cosa fa, è come un artista che comincia allora col suo gesto artistico senza sapere bene che cosa, non conosce il disegno, ma raccoglie questi avanzi, perché su Lampedusa, sull'isola di Lampedusa c'è come un cimitero degli ignoti, un cimitero anche di barche ignote, no? Di resti di questi barconi, raccoglie avanzi di questi barconi, raccoglie un pezzo di un Corano, raccoglie una bambola, raccoglie un pezzo di legno, raccoglie anche un piccolo sacchettino, che è l'amuleto che Farid, il ragazzo della storia araba, aveva al collo. È come se lui raccogliesse anche la speranza di quel destino interrotto e li compone su un grande pannello nel suo capanno degli attrezzi e lui posiziona tutti questi resti cercando, come dire, di ricostruire qualche cosa anche del suo passato e del passato di sua madre e del passato dell'Italia.